Ciao da amici, ciao da amiche, come va? Spero tutto bene. Benvenuti in questa nuova puntata di Survivor Domaccio. Oggi siamo un anno di distanza da questo video. Ciao Steve, come va? Bene, tu? Bene, bene. E siamo di nuovo con Steve in un'altra location per apprendere qualcos'altro sul mondo della fotografia. Ciao Steve, come va? Ciao, come va? Va bene? Sì, sì. Cosa ci mostrerai oggi di bello? La ragazza che vedi qua è Katie. Piacere. È la nostra modella per il giorno. Quello che sto facendo è un tipo di fotografia un poco complicato. Se tu guardi dentro nel monitorino qui della macchina fotografica, vedrai che c'è molta luce. È tutto sbiancato. Sì. Perché c'è tanta luce e io voglio che sia sfocato dietro di lei. Per fare quello bisogna aprire un aggeggio lì dentro, non vado troppo complicato, ok? Però ho deciso di metterci gli occhiali da sole, che è questo qui, che è un ND filter, Natural Density Filter, di 6. Adesso se tu guardi il monitor, guarda la differenza. Sostanziale. Se guardi prima e adesso. Però il problema cos'è? Bello, il dietro si vede bello sfocato, però non si vede lei perché è tutto buio, vero? Mm-hmm. Cosa devo fare? Devo aggiungerci un flash. E quindi oggi sto praticamente facendo queste prove per capire come funziona, per poi nel futuro fare delle bellissime foto insieme alla nostra Katie. Adesso, guarda, sto montando il flash dentro questo che è un beauty dish. Il flash però deve essere collegato al telecomando. Telecomando remoto che è connesso al telecomando della macchina fotografica. Lì io gli posso dire quanto flash, quanto luce o meno luce far partire il flash e quando far partire il flash. Quindi questo diciamo che sto facendo in questo momento, lo sto montando e accendendo. Come hai visto ha fatto il flash per vedere se funziona. Poi dopo lo devo posizionare nel posto giusto per illuminare bene la nostra Katie. Ready? You're ready, ok. Noterai che quando parlo con le modelle con cui lavoro parlo sempre in inglese, più in inglese che in italiano, e c'è un motivo. Perché a me viene molto più semplice dare le istruzioni di come di fare la posa in inglese. E grazie al cielo tutte le mie bellissime modelle sanno anche parlare bene l'inglese, quindi mi capiscono. Se dovessi dirlo in italiano mi è difficile, mi è molto difficile. Quindi adesso le ho chiesto di fare una posa abbassando il mento e alzando gli occhi guardando verso la telecamera praticamente. E vediamo come va. Are you ready? Yeah. All right, here we go. Not angry. There. Here it is. Gonna have a look at it. There. Prendiamo anche il tatuaggio qui, c'è un bel sguardo, guarda lo sfocato, già inizia sulle spalle, già è sfocato sulle spalle e guarda come ha messo bene in fuoco gli occhi, c'ha degli occhi stupendi, più belli dei miei. E io non ci vedo più in tubo. Ah, lo sapevi una cosa? Sono il fotografo orbo. In ottobre vado a farmi l'operazione agli occhi. Ho la cataratta, per me tutto è sfocato. Quindi quando vedo una foto dico bella, ma grazie al cielo questa macchina fotografica, come tu hai visto prima, che mi dice se è messa a fuoco qualcosa, posso fare le fotografie senza problemi. Absolutely, come around here and have a look. E adesso che stai facendo? Sono qua giù. Ah. In questo momento voglio riprendere la bellissima Katie con dietro, come vedi, la vista del mare, ma c'è, vedi quei bidoni bianchi enormi laggiù, sono brutti. E poi dopo c'è la zona industriale da dietro, sono brutti. Lei è troppo bella di avere un sfondo così. Quindi di nuovo voglio fare che sia sfocato dietro e avere una bella luce su di lei, ok? Per fare questo serve di nuovo questo bellissimo ND filter, che è l'occhialetto da sole della macchina fotografica.
I need you to move your bum to the left, please, right to the edge of the seat. A bit more. To the right or to the left? No, right to the edge, will you? Okay. Keep going. Keep going. Yeah, that's it. Now, how about putting one leg up on the, on top? No, no. That on top, like, yeah. Get yourself comfortable. How would you be comfortable? Yeah, is that comfortable? I think. Yeah, good. That's what I want you to be very comfortable. Oh wow, it's so dark in here. Ready? Okay, so here you go, Vincenzo. Have a look at this. See if you come close. You go in there because you can't see it otherwise. But that is the actual finished photo. Can you see it? Ok Vincenzo, adesso faccio questa foto. Che mi dici? Queste lenti sono belle, no? Queste sono 85 mm, perfetto per fare portraits, però hanno un problema serio per uno come me. Cioè? Che non c'è il zoom sono io, mi tocca sempre alzarmi e fare un passo indietro o avanti per poter prendere la persona nel posto giusto, ed eccola qui. Che te ne pare del risultato? Ah, mi pare molto bene. È bravo? Sì, assolutamente, è professionale, però ridere non so se... Sì, mi piace divertirmi, ci dobbiamo divertire. È una persona con cui ti trovi molto a tuo agio a lavorare con queste cose. Ci mi diverte fare le fotografie. A te piacciono queste fotografie? Sì. A te piace, no? Sì. Ottimo, quando facciamo io te? Quando vuoi. Benissimo, allora ci organizziamo. Poi mettiamo anche papà. Okay. E anche mamma. Tutti. Mi sembra giusto. Benissimo. Ok, ti posso dare così? Beh, non so. Sì, ok, ma metti qui qua. Allora. Qua. Così. Ok. Vincenzo, è facile fare il modello? No. No, vero? Credimi, è una cosa difficilissima. Io preferisco essere dietro la macchina fotografica che davanti. Davanti, da mettersi in posa, tenere la posa, vero? Non è facile. No. E in più tra l'altro ti ricordi quelle pose con la lancia eccetera? Sì. E abbiamo una ragazza che deve stare ferma stasera per ben 8 secondi. 8 secondi. Difficilissimo. Fermo. Don't move. Give me a smile, please. Ok? You can either look that way. Ok? You can either look there. So let's have a test, ok? I didn't say it was going to be easy. Okay. It's not going to happen with this lens. And try a bit more. Go on, try it again. Go up again. Right, from there. Now, don't be worried. Just come down. Just come down, relax. Keep coming. Oh, I got you too soon. Go on. The only thing is, don't forget to look over there. Sarà a tre quarti. We're gonna do two thirds from here upwards to about here and there. So, what I want you to do first is just stay there, okay? So, are you ready? See if it comes out well. Okay, this is the shot. Okay. Now, 3, 2, 1. Whee! I prefer this one. Yeah.
Quando hai preso questa tecnica? Questa è una tecnica che ho imparato un po' di tempo fa. Ho imparato vedendo delle foto e non capendo come le avevano fatte. Che mi chiedevo, scusa, ma con tutto questo luce, con tutto questo sole, come facevano ad avere questo sfondo sfocato? O era Photoshop classico, o era una lavorazione molto più complessa. E allora mi sono messo a studiare. Questo l'ho studiato un anno fa, ma non l'ho messo in pratica. Oggi finalmente ho la lente, i filters, tutti gli attrezzi che ho bisogno e posso permettermi di provarlo. È una tecnica molto usata per quello che sono portraits, ritratti di famiglia, ritratti professionali, queste cose qua. Ma come tu sai, io sono un appassionato della fotografia, non sono un professionista, mi piace fare la foto. Ma quindi per essere un bravo fotografo cosa ci vuole? Più tecnica o più talento? Più passione. La tecnica bisogna conoscerla, ma ti posso garantire che tu puoi iniziare adesso alla tua età e arrivare a 70 anni e ancora c'è tecnica da imparare. Quindi sì, la tecnica è importante, ma ci vuole la passione. Se non hai la passione, l'amore per la fotografia, la curiosità, la fantasia, è difficile. Poi la domanda è difficile, cosa è un bravo fotografo? Uno che fa una fotografia perfetta? Per esempio i pixel sono perfetti, i colori bilanciati, eccetera, eccetera. O uno che ha catturato un attimo, che documenta una cosa, una storia. Quindi ci sono differenti tipi di fotografi, differenti tipi di bravura. È difficile dire chi è un bravo fotografo, però penso uno diventa uno capace sicuramente se ha la passione e l'amore per la fotografia. Quanta fortuna ci vuole per una fotografia? L'elemento C è sempre, sempre necessario. La foto, una delle foto, adesso non mi ricordo come si chiama, penso che sia l'angelo che danza o Dust Angel. È praticamente in una delle caverne costruite col vento in America e c'è un buco nel soffitto che entra un fiato di luce e col caldo ha alzato un poco di polvere. Quello è una botta di cibo. Ha fatto quella fotografia e quella foto mi pare che vale sui 2-3 milioni di dollari. Quindi l'elemento C è necessario, è assolutamente. Poi ovviamente ti ritrovi dentro un posto come qui, è sempre un elemento C, trovare un bel posto. Quindi non è solamente una cosa, sono tanti varianti che ti danno questo completo, diciamo, fotografia con anche elemento C. Sì, ci vuole la fortuna. Beh ragazzi, il video finisce qui. Io vi ringrazio ancora per questo bel pomeriggio passato insieme. Grazie a te. Come sempre io vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina così non perdete nessun altro video. E noi ragazzi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao, alla prossima!